Spesso quando si parla di cover di brani di musica leggera o rock, alcuni ascoltatori hanno un atteggiamento che denota una certa diffidenza, magari perché sono legati ad una versione particolare di una composizione. E tutte le volte che un artista che non sia l'autore cerca di proporre in modo diverso quel brano, tranne eccezioni, trova spesso un'accoglienza abbastanza fredda, per non dire scettica. Questo perché esiste un po' la tendenza a considerare che un brano musicale sia qualcosa di immutabile nel tempo, mentre le cose sono in realtà abbastanza diverse. Intanto bisogna dire che non può esistere un'unica versione di una determinata composizione. Quello che noi ascoltiamo utilizzando i vari mezzi di riproduzione, vinili, CD, MP3 o streaming dalle varie piattaforme, ha la stessa funzione che hanno le fotografie. Rappresenta cioè l'istantanea di un momento, di un determinato periodo. Infatti ogni volta che un brano viene proposto, anche semplicemente per il fatto che l'esecuzione è un'attività umana, il risultato sarà qualcosa di diverso, vuoi per la velocità, la strumentazione, la dinamica, il numero degli esecutori. Le variabili sono numerosissime. In sostanza non esiste la versione definitiva. Ci sono poi casi particolari, come quello di cui parlerò oggi, in cui una cantante jazz, tra le più conosciute, pubblica un disco affrontando un repertorio costituito per la maggior parte da brani pop, rock e anche folk, generi cioè completamente diversi da quello che di solito questa interprete frequenta. Si tratta di un album intitolato Bridges, pubblicato nel 1999 da Diane Reeves. E non è un caso che il titolo di quest'album sia Bridges, che vuol dire ponti. Oltre ad essere il titolo di una canzone inserita nell'album, composta da un bravissimo musicista brasiliano, Milton Nascimento, è anche un invito a superare le distanze tra generi diversi, senza fossilizzarsi su uno solo, ed è un invito ad essere curiosi. Diane Reeves è nata nel 1956 ed è ancora in piena attività. È una delle cantanti jazz più amate e di successo della sua generazione e ha una discografia vastissima, nella quale hanno parecchia importanza anche i dischi registrati dal vivo, perché è proprio di fronte al pubblico che riesce ad esprimere al massimo il suo potenziale. In questo album, il momento secondo me più interessante, quello che può dare adito a riflessioni abbastanza intriganti, è la riproposizione di una canzone molto famosa di Leonard Cohen, Suzanne. Si tratta di un brano che il cantautore e poeta canadese ha inserito nel suo primo album del 1967. Ebbene, fare una cover di un brano simile è un'operazione veramente rischiosa da molti punti di vista. Innanzitutto, Suzanne è una canzone folk e ha molte delle caratteristiche di questo genere. Una delle principali è che il testo è chiaramente più importante della musica. La parte emotivamente più coinvolgente è data appunto dalle parole e la musica è completamente a servizio di queste. Di conseguenza, la linea melodica ha uno sviluppo abbastanza limitato e passa quasi in secondo piano. Un aspetto di grande importanza è quello riguardante la veste sonora, che risulta abbastanza scarna. Ci sono praticamente quasi solo due strumenti, una chitarra acustica e la voce. Proprio la voce ha una sonorità particolare, il timbro caldo e l'andamento quasi cantilenante sono caratteristiche vincenti di questa canzone. E un altro elemento fondamentale è dato dalla ripetitività. Non ci sono vere e proprie strofe e ritornelli. I vari blocchi si susseguono con piccole variazioni in modo continuo e quasi ipnotico. Tutti questi elementi rendono estremamente difficile per un interprete e per dei musicisti jazz agire su una tessitura di questo tipo. Ma se volete sapere come ha fatto Diane Reeves a costruire una delle più belle cover di questo brano che siano mai state pubblicate, vi lascio in descrizione il link per la puntata del podcast Mollica d'Ascolto, dove si parlerà di questo e di tanto altro. E nel frattempo, ciao a tutti e al solito, fate i bravi.